Bentrovati per un altro appuntamento alla Web TV, ringrazio molto Andrea Ferraris che è qui con noi. Grazie mille, grazie per l'invito. E appunto noi oggi siamo qua al primo giorno di The Others, che è una piattaforma in cui si interroga attraverso gli spazi che invita, gallerie, spazi no profit, residenze, anche sui confini tra le discipline, confini tra i ruoli dentro questo sistema dell'arte, e con Andrea possiamo affrontare anche dei confini di linguaggio che anche lui ha rotto, che lui indaga e che anche forse in qualche modo ripensa. Ecco, arriviamo però al dunque, chi è Andrea Ferraris? Uno, oggi lo potremmo chiamare, come dicono le nuove generazioni, un graphic novelist, quindi non è più un fumettista, ai nostri tempi si chiamava un disegnatore prestato alla comunicazione visiva, il comics, insomma c'era tanti modi per definire questo tipo di indagine che era legato a un disegno narrante, ecco, utilizzando un bellissimo termine di Marshall McLuhan, ripreso poi in Italia da Umberto Eco. Ma torniamo a noi. Allora, prima di tutto partiamo da l'ultimo, diciamo, quindi lo facciamo vedere, l'ultima graphic novel che è uscita 2 anni fa, esattamente, sì. Che si intitola La zanzara nell'orecchio, storia di Sarvari, che è uscita per Superetti di Einaudi, esatto. Allora raccontaci come, ecco, partiamo, come dire, dalla fine, quindi come è stata salutata dalla critica e dal pubblico questo racconto, e come è stata anche tra virgolette etichettato questo racconto? Intanto si tratta di un racconto di vita, no? Io sono un padre adottivo, ho adottato una ragazzina in India 16 anni fa, adesso ha 21 anni e naturalmente, essendo un narratore, ho da subito pensato di raccontarla questa storia, e naturalmente raccontarla a fumetti, che è il linguaggio con il quale io mi esprimo. Avevo realizzato 3 libri precedenti a questo, ho presentato il progetto Einaudi, che subito è rimasto colpito dal tema, e per tornare alla tua domanda, il libro è stato accolto piuttosto bene, perché nel giro di pochissimi giorni io ho ricevuto una offerta da una produzione statunitense per farlo diventare un lungometraggio. Questo già la dice lunga su come ci sia attenzione ormai verso il fumetto da parte di anche altri media. Però qui la ti faccio una domanda un po' scomoda. Vai. C'è attenzione al, come dire, al tema scottante e attuale, o al approfondire il linguaggio del fumetto, o a cavalcare il linguaggio del fumetto? Quale delle tre? Rispetto a questo lavoro, dici? Sì. Rispetto all'offerta appunto del passaggio dal fumetto, la storia narrativa al film. Sicuramente il tema è importante e di sicuro è la cosa che ha colpito di più la produzione statunitense, immagino. Per quello che mi riguarda, io sono sempre stato, perché arrivo dal fumetto popolare, quindi diciamo da un tipo di racconto abbastanza codificato, sono sempre stato così portato a raccontare storie in un modo classico, e di conseguenza il cinema, come pure il romanzo, la letteratura, mi sono congeniali. Oggi ritrovarmi in questo spazio con altri modi di raccontare, oltre ad apparirmi un po' strano, mi fa un enorme piacere, perché naturalmente sento che il passaggio è quasi compiuto. Quindi parlavamo di questo sconfinamento nel cinema, partendo dal fumetto, però anche adesso stavi accennando appunto alla tua partecipazione qua in questa fiera d'arte. Quindi è la tua prima volta che esponi con una galleria, un Fabetnafne, in una cornice d'arte, e come, certo, ti fa piacere,
ti incuriosisce, ma come ti trovi anche rispetto alla questione di come il pubblico può reagire al tuo lavoro? Lo vedremo a breve. Certo, Febo e Daphne stanno facendo un grande lavoro in questo senso, perché da un anno a questa parte la loro apertura verso il linguaggio del fumetto è piuttosto importante. E, grazie a delle collettive alla quale ho partecipato sempre da loro e con delle invece con delle come dire dei punti di vista più particolari nell'ultima loro mostra che è stata quella di Antonio Pronostico e Fulvio Risoleo, due autori che lo scrittore che è anche autore di film e l'autore di illustrazione che è, diventa anche autore di fumetti, quindi di nuovo altri temi che si stanno, come dire, cavalcando, ecco. E vedremo, come dire, la scelta delle mie pagine da esporre qua è stata una scelta precisa, perché infatti quello mi interessa, perché da un certo punto di vista c'è una storia chiusa dalla prima pagina alla fine, qui invece abbiamo dei frammenti. Com'è? Doloroso? Liberatorio? Assolutamente liberatorio. No, è stato anche in questo caso qua un grande piacere sentire che non ero legato all'idea soltanto del racconto che ha un inizio e ha una fine. Le pagine possono essere lette in tanti altri modi. In questo caso l'esposizione delle mie pagine sono quelle di un racconto di Maupassant che mi è stato commissionato dal Museo di Maupassant in Bretagna. E su questa storia, che è una piccola storia di 11 pagine, io ho lavorato in un modo completamente differente, mi sono divertito a cercare un tipo di carta particolare e ho cercato un approccio al disegno che era un approccio differente rispetto ai libri precedenti, e c'è un tentativo di entrare con il colore che secondo me escluderebbe anche, diciamo, il racconto nel senso classico, ecco. Per cui secondo me le pagine possono continuare a convivere anche in questa cornice, ecco. Certo, anche perché poi hai sviluppato anche un'attenzione a uno sguardo, come dire, sì, legato alla composizione della storia dell'arte, ma anche uno sguardo anche molto di concentrazione, quindi insomma capisco quello che stai dicendo, che hai un approccio diverso in effetti, anche se apparentemente sembra la stessa composizione, ma un approccio diverso rispetto a dove devono, come dire, confluire come pubblico e come medium. Per raccontarti una parte di questo lavoro, all'inizio, dopo aver letto il racconto di Maupassant e, come dire, aver cercato di farmi attraversare dal racconto e di cercare di comprendere qual era la modernità di quel tipo di racconto, mi sono preso del tempo per andare a cercare immagini che potessero rendere vero questo racconto e quindi mi sono andato a guardare la storia dell'arte, quella dell'Ottocento, con tutte le sue... Il verismo, la denuncia. Esattamente. Senti, allora facciamo poi un'altra domanda finale, ma prima passiamo da tornando, come dire, avvolgendo il nastro, torniamo all'inizio. Prima nel presentarti appunto cercavo di capire come... il confronto come oggi si presenta un autore che lavora sulla narrazione a fumetti, a disegno, e come invece il concetto del fumetto magari era più vicino 20 anni fa a quando uno ti doveva presentare. Quindi in questa idea di anche ora vorrei analizzare questa evoluzione che è avvenuto dall'analogico al digitale, che naturalmente tu apparentemente non hai cambiato niente, ma in realtà secondo me hai cambiato tutto, perché il pubblico, anche quello che legge il cartaceo, ha cambiato il modo di percepire le immagini. Ma prima di arrivare a questo vorrei chiederti come hai iniziato e come ti presentavi 20 anni fa. Questa è una domanda interessante, perché in effetti il mercato è completamente cambiato negli ultimi 20 anni. Adesso ci sono editori interessati alla graphic novel ormai ovunque. E di conseguenza ci sono autori che possono sviluppare una propria voce e che hanno la possibilità di vedere il proprio lavoro pubblicato. Non solo,
grazie alla rete, anche non essere pubblicati non esclude il fatto che tu possa essere eletto. Tanto è vero che un fenomeno come Zero Calcare, che è stato epocale sulla carta, nasce prima in rete. E quindi diciamo le due cose non escludono l'altra. Per quel che riguarda il mio approccio tra analogico e digitale, io sono un personaggio classico, amo ancora sporcarmi, mi piace sentire la carta, mi piace sentire alla fine della giornata che c'è la graffite sul tavolo, però sento anche che potrebbe non essere necessario, ecco, il messaggio può arrivare anche in un altro modo. E quindi arriviamo all'ultima domanda, appunto, se è cambiato in un certo modo in cui tu concepisci anche il tuo ruolo oggi e la costruzione di una storia rispetto a questo pubblico che oramai non è più abituato a leggere come tutti noi da sinistra a destra, ma siamo abituati a leggere dall'alto in basso o viceversa. Influisce oppure cerchi di contrastare, come dire, a tutto ciò cercando di rafforzare invece una lettura da sinistra a destra, cioè, trovando anche delle radici della storia anche del fumetto? Guarda, di questa cosa ancora non me ne preoccupo, tendo nel tipo di racconti che faccio a rimanere all'interno di una gabbia che non disturbi troppo il lettore. Esistono anche fumettisti che fanno delle altre cose. Io la sperimentazione la preferisco portare all'interno del racconto e all'interno di una ricerca che lo precede. Ok? Questo non esclude il fatto che un domani possa cambiare idea. Per il momento sono fermo a questo tipo di cosa. Magnifico, quindi, ma questa doveva essere l'ultima domanda, te ne faccio invece un'altra. Banalmente, come ti è sembrata The Others e un invito a un giovane spettatore che si trova all'improvviso in questo strano mondo del mondo dell'arte contemporanea? Guarda, è una novità anche per me, che pure ho fatto scuole d'arte, che però per anni poi non ho frequentato questo tipo di approccio. E io trovo che ormai si parli continuamente e che quindi i generi non esistano veramente più. Io credo che questo tipo di manifestazione sia aperta veramente a tutti. E questo infatti è il nostro, è il motivo per cui abbiamo lavorato in questo modo, non abbiamo creato le sezioni, ma abbiamo creato delle piattaforme in cui speriamo che possa appunto suggerire il dialogo e anche la scoperta di nuovi mondo, linguaggi. Esatto. Grazie infinite e ancora un'altra domanda, sì. Facci un'anticipazione su invece il lavoro su che stai facendo. Sto lavorando su un libro, si può sicuramente, ambientato a Genova. Genova è stata la mia città per 40 anni fino a che non l'ho abbandonata per motivi di lavoro e per motivi anche di curiosità. Ho vissuto a Barcellona, poi a Cagliari, poi a Parigi, adesso a Torino. La nostalgia di Genova è stata così forte ad un certo punto di questi miei pellegrinaggi che ho avuto proprio il bisogno di disegnarla. E naturalmente disegnarla significava rivivere quello che io ho vissuto in quel periodo e ricostruisco nel mio prossimo libro, attraverso la morte per overdose di un mio amico, i suoi giorni precedenti. Non si è mai saputo che cosa è successo e grazie al mio racconto ho cercato di dare un senso a questo. Quindi è una sorta di anche riflessione introspettiva, non solo rispetto alla storia del tuo amico, ma anche rispetto alla città. Alla città. La città è cambiata tantissimo, è diventata una cosa completamente diversa da quella degli anni 90 che io frequentavo e credo che questa storia possa in qualche modo farne una polaroid, no, di quel tempo. Magnifico, quindi aspettiamo l'uscita del tuo prossimo lavoro. Intanto grazie. Ti ringraziamo di essere grazie stato qua e di aver sperimentato questo salto in un altro ambito che è quello anche
della fiera d'arte aperta a tutti. Grazie mille, grazie a voi.